Siamo tornati! Sono state le 2 settimane che mi sono servite, ragazzi. Sì, perché mi stava un po' rompendo il cazzo Yu-Gi-Oh!, devo essere sincero. Mi stava andando a noia, non ho giocato online. Diciamo che queste 2 settimane le ho utilizzate per staccare un attimo, farmi local come cazzo pareva a me, letteralmente senza dover far votare nel gruppo. Ho testato quello che volevo, soltanto i local. Io non tocco Edo Pro, ragazzi, o qualche simulatore online da tanto. Devo dire, serve prendere una pausa, serve. Durante questa pausa sono successe un sacco di cose, soprattutto è iniziata la pausa che eravamo appena arrivati a 1500, adesso siamo quasi a 1600, quindi quasi in più 100 senza fare video. Grazie. Oltre a questo, sì, ci sono state delle cose tipo le Megatin, la gente che spacchetta le Megatin e vede che Extravagance torna a 40 euro a copia, che mi fa morire da ridere come cosa, però è così a tutti gli effetti. Uscita Resident Evil Duelist, Dragma non si è rivelato mai nella vita un mazzo rogue, e di questo me ne faccio la colpa, però... che cazzo se ne frega, tanto alla fine sono delle previsioni. Ragazzi, mi raccomando, ve lo spiego qua ma ve lo ripeterò in ogni tier list. Le mie tier list sono una previsione di come secondo me andrà il mese. Non è un'analisi delle tier di quell'esatto momento. Io prevedo, dico la mia, su come potrebbe andare il mese, basandomi anche su quello che c'è stato in passato. Quindi di conseguenza, non essendoci nulla su Dragma in precedenza, io ho detto vabbè, secondo me la gente continuerà ad usare Numeron, quindi diventerà T0 per il mese, e poi Dragma dopo la banlist esploderà di nuovo. Va bene, in ogni caso, piccole precisazioni che dovevo fare, quindi niente, c'è stata questa cosa, e durante la pausa inoltre ho trovato una nuova ispirazione per delle altre serie che vedrete, inoltre porteremo avanti delle altre serie, insomma... tutte cose che vedrete più in là. Però fatto sta, ragazzi, che oggi sono qui per dirvi che GT a tutti gli effetti riprende i lavori. Ci sarà di nuovo un video al giorno, ogni giorno alle 15. Sì, ce la dovrei fare tranquillamente a ritornare al ritmo classico. E quindi di conseguenza nulla da riguardo. Ovviamente, ragazzi, piccole informazioni. Quando feci il sondaggio per quanto riguarda Pokémon, che mi raccomando non è il gioco di carte di Pokémon, è Pokémon come mondo in generale, ha vinto il sondaggio, quindi di conseguenza sarò felice anche di portarvi dei contenuti su Pokémon, magari incominciando un po' più di rado, perché comunque Yu-Gi-Oh! È diventato l'argomento perno di questo canale principale, e quindi di conseguenza Pokémon lo metterò un po' col contagoccio all'inizio, poi se piace potrei cominciare ad aumentare il tipo di, la quantità di contenuti portati per quanto riguarda questo tipo di appunto argomento. Ma spero che piaccia a molti, anche perché molti che giocano a Yu-Gi-Oh! In realtà sotto sotto amano Pokémon, quindi di conseguenza stare a fare una guerriglia perché il gioco di carte Pokémon non è il gioco di carte di Yu-Gi-Oh! È inutile, perché anche io non me ne frega un cazzo del gioco di carte Pokémon, dovreste saperlo, ma nel caso non lo sappiate, ve lo dico qua. Poi, novità ulteriori, è tornato Mickey Perfect, è tornato Snarky Cash, e Mario Argiro farà un suo canale YouTube per quanto riguarda Yu-Gi-Oh! Sì, ho visto, ho espresso quello che ne penso sul gruppo Telegram, e sicuramente però ne parlerò in futuro, prossimo futuro. Farò un intero video sulla community di YouTube, su quello che ne penso io a riguardo, così anche voi che non siete nel gruppo Telegram sapete quello che ne penso a riguardo. Poi vabbè, non mi interessa che magari ho qualcosa di negativo da dire su uno YouTuber specifico, poi magari se quello YouTuber vede il video si triggerà fortissimo perché non mi piacciono i suoi contenuti. Me ne frega un cazzo, lo sapete, ho fatto un video dedicato a un altro show dove letteralmente dico che i suoi video sono merda, quindi non mi farò problemi del genere, quindi dirò anche quello che ne penso riguardo. E poi è sorto un altro problema, cioè Yu-Gi-Oh! È morto, o meglio, il problema non è che Yu-Gi-Oh! È morto, il problema è che è la gente che dice che Yu-Gi-Oh! È morto. Allora, è vero che il competitivo è morto, il competitivo non ci sarà per
penso a metà 2021 anche. Quindi il competitivo di Yu-Gi-Oh! Sta messo alle, con le pezze al culo letteralmente, un sacco di giocatori competitivi hanno abbandonato letteralmente. Però ragazzi, anche ricollegandomi a quello che ha detto Mario nel suo video che ha fatto sul canale dell'Armageddon, lui è un tipo di persona competitiva, lui non si diverte a giocare Yu-Gi-Oh!, lui si diverte a giocare competitivamente Yu-Gi-Oh! Con la volontà di vincere. Però la maggior parte della gente che gioca Yu-Gi-Oh! Non è così, infatti la maggior parte della gente gioca local e basta. Ragazzi, prendete questo momento nel quale il competitivo di Yu-Gi-Oh! È fermo come un... mi riferisco a voi giocatori competitivi, perché sono sicuro che di quasi 1600 iscritti che ho, tipo 200 iscritti giocheranno competitive a livello di regional o superiori, tutti gli altri giocheranno local. Quindi inutile stare a lamentarsi di Konami che non banna cose, Konami che non fa le banlist, perché nei local principalmente trovate gente con mazzi deboli, non trovate gente di solito con Adamantia full combo, Eldritch Numeron full combo, Guru Numeron, tutta merda che si vede in questo momento competitivamente. Quindi di conseguenza prendete come un momento per ripartire, per giocare i local. Ragazzi, supportate i vostri local, inutile che vi lamentate del fatto che Yu-Gi-Oh! È morto perché e il Covid l'ha fermato, e la banlist non c'è, e stanno uscendo robe una più sbroccata dell'altra. Ok, è vera questa cosa che stanno uscendo robe una più sbroccata dell'altra. Io penso e mi auguro che la banlist che ci sarà, perché uscirà, la banlist esce ragazzi, non esiste che non esce, la banlist esce, al massimo non fa un cazzo come l'ultimo, però la banlist esce. Quindi io mi auguro che la banlist che uscirà per settembre colpisca, non faccia semplicemente libero 3 basta. Però comunque ragazzi, se non dovesse colpire abbastanza, non statevene a lamentare sempre, tanto il gioco competitivo non c'è, andate a giocare in local, non vi fermate, cioè non ha senso fermarsi per queste cose. Niente, era una cosa che mi premeva a dire, perché ho visto che molta gente ritiene il gioco morto prima del lockdown. Cioè, allora, dopo il lockdown o durante il lockdown è ovvio, cioè a parte che agli eventi online comunque c'è stata una partecipazione della Madonna, ma comunque dopo il lockdown è normale che Yu-Gi-Oh! sembri morto, perché non ci sono eventi grossi. Poi andiamo a vedere gli eventi passati fino a poco prima del lockdown e oh mio Dio, gli eventi degli ultimi 2 anni sono i più grossi della storia del gioco, con una partecipazione di giocatori più alta di tutta la storia del gioco. Quindi pensateci 2 volte prima di dire che il gioco è morto. È morto gli Xyz, è morto i Pendulum, è morto i Link. I Link sono la peggior meccanica del gioco mai esistita. Farò una classifica anche per quanto riguarda questo. Voi amanti dei Pendulum, cioè non dei Pendulum, pardon, degli Xyz, dei Synchro, delle fusioni, di quel periodo bellissimo, stupendo, che semplicemente ritenete bello quel periodo perché non sapevate giocare al gioco, vi incazzerete molto in quel video, vi avviso, quindi di conseguenza vi avviso già del fatto che farò un po' di video per triggerarvi, perché triggerare la gente casual non è mai stato così bello. In ogni caso ragazzi, questo è un video fatto per annunciarvi ovviamente che riparte la pubblicazione su GT, la pausa è finita, adesso si riprende a lavorare. E niente, quindi di conseguenza ragazzi, noi ci vediamo già da domani con un video al giorno. Ovviamente ragazzi, dato che siamo vicini alla banlist, ci vedremo con in questa settimana le 5 cose che vorrei dalla banlist di settembre e la banlist roulette. Usciranno quelle due, anche perché la banlist non dovrebbe uscire prima della fine di agosto, e quindi di conseguenza le farò. Ragazzi, noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video, con, precisamente, già vi anticipo cosa sarà, la decklist di Madolce. Sì, arriva domani. Ragazzi, ci vediamo domani alle 15 con la decklist di Madolce. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se riparte alla grande con i contenuti di GT e con la nuova stagione di Yu-Gi-Oh! Che sta per cominciare, anche se regionali e YCS non se ne vedono all'ombra, cioè all'orizzonte. Ciao ragazzi.